Qual è la posizione migliore per chi comincia a pedalare? Scopriamolo dopo la sigla. Quando iniziamo a pedalare, non è solo la capacità aerobica, quello che comunemente noi chiamiamo il fiato, a mancare. In realtà sono anche altre capacità e altri aspetti di cui noi siamo carenti e ovviamente dobbiamo tenerne conto, dobbiamo darci il tempo per adattarci alla posizione in bicicletta. Le tre caratteristiche delle quali siamo carenti, oltre alla capacità aerobica, quando siamo dei totali neofiti, sono la prima, la tecnica. È vero, a pedalare abbiamo imparato da piccoli, da bambini, intorno ai 3, 4, 5, 6 anni, abbiamo imparato a stare in equilibrio, ma questo non significa che siamo capaci effettivamente di pedalare, soprattutto che siamo capaci di farlo in maniera ottimale. Il nostro gesto non è efficiente, abbiamo un consumo metabolico elevato, cioè per fare lo stesso gesto consumiamo molta più energia perché il nostro corpo non è coordinato, quindi il nostro sistema nervoso non sa attivare in maniera coordinata i muscoli e quindi la nostra tecnica di pedalata sicuramente è difettosa. Questo non significa che sia per forza sbagliata, ma è solo attraverso quella che viene chiamata una pratica deliberata, cioè la ripetizione continua del gesto, che il gesto diventa più economico, automatizzato e quindi diventiamo capaci di consumare anche meno energia. Questa cosa ovviamente all'inizio è molto bassa e noi abbiamo una tecnica molto scarsa. Poi quello che ci manca è una muscolatura strutturata per la pedalata. Non solo una muscolatura, quindi non solo i muscoli, ma anche tutti i tessuti, quindi i tendini, le articolazioni, le capsule articolari, le cartilagini, i legamenti, la fascia muscolare, quindi tutti i tessuti del nostro corpo non sono abituati, non sono strutturati, non si sono adattati per pedalare. Questo fa sì che, per esempio, anche la coordinazione intermuscolare, cioè come il nostro sistema nervoso coordina l'attivazione dei vari muscoli fra loro, per esempio, quando noi spingiamo l'ischio crurale, quindi il muscolo posteriore della coscia e il gluteo estendono l'anca e il quadricipite estende il ginocchio. Queste coordinazioni non sono ancora così fine, siamo ancora nella fase che viene chiamata la coordinazione grezza e quindi c'è una grande dispersione di energia e soprattutto tutte le strutture del nostro corpo non sono ancora adattate e non sono ancora abituate allo stress della pedalata. Oltre a questo, anche tutto il nostro corpo non è in grado di mantenere una corretta posizione in sella. Questo significa che non siamo in grado, per esempio, di mantenere una posizione molto aggressiva. Perché? Perché le nostre strutture non sono abituate, noi stessi non siamo abituati a stare in quella posizione. Per cui, per mantenere delle certe posizioni, innanzitutto avremo un consumo energetico maggiore perché ci costerà molto di più restare in quella posizione. Per esempio, attiveremo molto di più i muscoli dell'avambraccio perché tenderemo ad afferrare e impugnare le manopole o le leve, se siamo in bici da corsa, le leve del freno con una forza maggiore. Questo costringerà o comunque influenzerà gli avambracci che avranno un'attivazione maggiore. Questo è un riflesso, si chiama una irradiazione muscolare. Se io stringo il pugno, vado ad attivare l'avambraccio che va ad attivare il mio bicipite, eccetera, eccetera, e questo aumenta notevolmente il mio consumo energetico. Oltre a questo, tenderò a scappare da quella posizione, perché se la posizione è sgradita, io tenderò a scappare, quindi non sono in grado di restare in quella posizione per molto tempo. E se ci resto, rischio di avere problemi muscoloscheletrici. Per cui, se siamo dei totali neofiti della bicicletta, ci siamo comprati la nostra bicicletta e abbiamo seguito il video su come scegliere correttamente la taglia e ci saliamo, non siamo al momento dei ciclisti. Pecchiamo, diciamo così, in tecnica, non abbiamo una muscolatura adeguata e non siamo in grado di mantenere posizioni estremamente aggressive. Quindi qual è la posizione ottimale per una persona che inizia a pedalare?
Bisogna fare attenzione a una cosa. Io mi occupo di visite biomeccaniche dal 2015. Più di 2500 ciclisti sono passati dai nostri Bike Italia Lab. E quello che mi sono accorto è che molto spesso, se ci rivolgiamo a dei centri dove quello che conta è solo il software, vengono effettuati dei posizionamenti copia e incolla. Si prende la posizione di un professionista o una posizione detta standard e la si mette e la si ripropone a tutti. Ma questa non viene individualizzata sulle capacità reali del soggetto, che è soprattutto un soggetto neofita. E il rischio è il sovraccarico funzionale, cioè il sovraccarico del corpo, che alla lunga si arrabbia e inizia a mostrare dolore, fastidio, infiammazione, eccetera, eccetera. Per cui dobbiamo stare molto attenti a come ci posizioniamo all'inizio. All'inizio noi, a me piace chiamarlo un allenamento alla posizione, cioè piano piano piano, man mano che io divento più bravo e passo più tempo in bicicletta, il mio corpo si strutturerà per stare in bicicletta, perché il nostro corpo è una macchina estremamente adattabile ed è una macchina che sa, si dice che il nostro corpo si struttura per la funzione che gli facciamo fare. Più tempo passeremo in bici, più il nostro corpo si strutturerà per stare in bicicletta. Quindi la posizione che abbiamo all'inizio non sarà probabilmente la posizione che manterremo dopo 6 mesi o dopo un anno, ma dovrà essere corretta, dovrà essere evoluta, dovrà essere aggiustata man mano. Ma il primo giorno che saliamo in bicicletta e vogliamo regolare la nostra bicicletta, cosa facciamo? Allora, se non abbiamo le tacchette, la prima cosa che suggerisco è di comunque utilizzare delle scarpe da bicicletta. Evitare le scarpe da corsa, le scarpe da trail running, le scarpe da ginnastica. Questo perché? Perché le scarpe da corsa sono pensate per ammortizzare gli impatti, quindi hanno una suola morbida che ammortizza. Invece in bicicletta la suola deve essere rigida perché deve trasferire la maggiore potenza possibile al pedale. E quindi il rischio è che se io spingo e ho una suola morbida, invece di trasferire energia, è il perno del pedale che schiaccia contro il piede e questo può provocare fastidi. Per cui la prima cosa da fare, se non ho e non voglio mettere le tacchette, non voglio essere agganciato, è comunque comprare delle scarpe, per esempio delle scarpe da mountain bike, che comunque hanno una suola rigida e mi permettono quindi di trasferire la maggiore potenza possibile al pedale. Se invece voglio provare con le tacchette, all'inizio, anche se sono in bici da corsa, conviene iniziare con delle tacchette SPD perché hanno più gioco e sono più facili da sganciare e ci permettono anche di camminare, e le devo regolare correttamente. E poi alla fine del video ti metterò un rimando al video come regolare correttamente le tacchette. Per l'altezza di sella, qui possiamo fare all'inizio un'impostazione molto teorica, chiamiamola così. Prendiamo il nostro cavallo, cioè che è la misura, l'abbiamo visto poi nella video per la scelta della taglia, che ti linko in descrizione. Prendiamo il nostro cavallo, che è la misura da terra fino alle nostre tuberosità ischiatiche più o meno, la moltiplichiamo per 0,885. Questo ci dà un'altezza di sella che va dall'asse del movimento centrale fino alla sommità della sella, quindi prendo il mio metro, quindi ho il mio cavallo per 0,885, mi dà quella misura. Punto il metro sull'asse del movimento centrale, lo faccio correre sul tubo piantone, arrivo alla sella e metto quella misura. Teoricamente questa misura tende a essere un po' più bassa, cioè la sella tende a essere un po' più bassa di quello che servirebbe realmente, però per iniziare è meglio così. Man mano che il corpo si struttura per stare in bicicletta, alzeremo la sella e troveremo la quadra giusta. Come avanzamento, arretramento di sella, l'obiettivo deve essere quello che il ginocchio in fase di spinta, cioè quando la pedivella è perfettamente orizzontale, il ginocchio deve essere in linea con il perno del pedale. In questo modo le forze di spinta si vanno ad annullare per reazione vincolare con le forze del pedale e questo permette di salvaguardare l'articolazione. Non è una cosa sbagliata pedalare col ginocchio più avanti rispetto al perno del pedale, tutt'altro. Però il problema è che al momento il nostro ginocchio non è strutturato per fare questa cosa qui e quindi potrebbe produrre dei sovraccarichi.
Come posizione del manubrio, anche in questo caso, evitare all'inizio di tagliare subito la forcella, lasciando pochi spessori sotto. Diciamo che l'ottimo in una forcella, a meno che non abbiamo il manubrio integrato, lì entrano altri discorsi, potremmo tenere al massimo 35 mm di spessori. Cosa facciamo? Iniziamo con 35, ci mettiamo in sella, vediamo come va e al massimo abbassiamo subito di 5. Cerchiamo di trovare la giusta quadra. Evitiamo due posizioni. La posizione con la schiena eccessivamente retta, perché questo annulla le curve fisiologiche della schiena e praticamente la rende un palo che non assorbe gli impatti, ma allo stesso modo evitiamo delle posizioni con la schiena estremamente flessa, estremamente piegati sul manubrio, perché questo porta a un'inversione di curva lombare, quindi la curva lombare, anziché essere una normale lordosi, cioè con una curva che guarda verso l'ombelico, va in cifosi, quindi va in inversione di curva, ma non è strutturata per stare in questa posizione e quindi rischia poi di andare in sovraccarico. Per cui, ripetendo, andiamo. Allora, innanzitutto partiamo con delle scarpe che siano da mountain bike. Regoliamo correttamente le tacchette se le vogliamo usare. Se vogliamo usare i pedali flat, va benissimo. Come altezza di sella, cavallo per 0,885 per iniziare. Avanzamento, arretramento in modo che il ginocchio sia in linea con l'asse del perno in fase di spinta e il manubrio il più alto possibile per evitare delle situazioni in cui la schiena è eccessivamente flessa o eccessivamente estesa. Poi cosa succede? Man mano che noi andiamo in bicicletta, e nella descrizione ti ho messo anche il link al video da 0 a 100, come passare da 0 a 100 km in una sola uscita in 16 settimane. Man mano che vado avanti nel mio percorso di allenamento, dovrò andare a cambiare un po' di cose perché il mio corpo si andrà a strutturare. Quindi potrò abbassare leggermente il manubrio, alzare leggermente la sella, magari arretrarla, avanzarla, vedere un attimo come va e poi andare a aggiustarlo in base anche alle mie sensazioni. Ora, se il video ti è piaciuto, metti il mi piace, condividilo con i tuoi amici di pedalata. Qui ti metto tre suggerimenti. Qui sotto il video di come regolare correttamente le tacchette, in modo che se vuoi partire direttamente con le tacchette puoi farlo. Qui ti metto invece il link al nostro servizio di visite biomeccaniche. Nei nostri Bike Italia Lab, che sono dei centri di biomeccanica sparsi in tutta Italia, troverai dei biomeccanici, tutti laureati in scienze motorie o fisioterapia, che saranno in grado di posizionarti al meglio per la tua prima uscita in bicicletta e di seguirti per l'evoluzione della tua posizione fino a trovare la quadra giusta. E qui ovviamente ti metto il pulsante per iscriverti al nostro canale e rimanere così aggiornato su tutti i Bike Italia Talks. Detto questo, grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo Bike Italia Talks. Os!